Ben trovati in Famiglia di Pordenone. Oggi siamo qua con Emanuele Riosa ancora una volta per parlare e approfondire gli argomenti che abbiamo iniziato a trattare nel video precedente. Siamo nel suo studio e entriamo meglio nella clinica della posturologia. Grazie Emanuele. Allora, molti colleghi si chiedono qual è la postura corretta da avere e se abbia senso andare da un posturologo, ovvero non è sufficiente stare attenti, per esempio, a come si sta seduti, ad avere le piante dei piedi per terra o ad avere una postura corretta della schiena, non essere tutti storti, piuttosto che andare da un terapista della postura? Ha senso andare da un terapista della postura? È una domanda estremamente complessa. Innanzitutto dipende da cosa intendiamo con postura. La postura è il più grande strumento di adattamento che abbiamo. Come strumento, dato che è il più importante, è difficile pensare alla postura come qualcosa di negativo e qualcosa da correggere. Già la postura corregge qualcosa di problematico, mi spiegherò meglio. Però mi piacerebbe passare come concetto che la postura non è una cosa statica, è una cosa dinamica. Tant'è vero che se noi ci mettiamo in piedi e cominciamo ad ascoltarci un attimino più profondamente, magari con gli occhi chiusi, sentiamo che non siamo fermi, ma siamo in un continuo oscillamento. Già questo ci dice qualcosa in più relativamente alla postura e alla domanda: ma sono seduto in maniera corretta o sono seduto in maniera scorretta? Sono in piedi, sto oppure no? Bisogna fare un passetto in più.